Di lui dicono che sia testardo, istrionico, costantemente impegnato a costruire il suo mito per poi superarlo. C'è del vero. È una persona che ha cominciato fin da giovanissimo a fare politica e quando aveva tolto da poco i calzoncini corti, un sottosegretario di Stato partì da Mosca per parlare con lui e confrontarsi con lui. E guarda caso lui, democristiano, ha studiato per 3 anni il russo. Ci racconterà tutto il sindaco di Frosinone e coordinatore provinciale della Lega, Nicola Ottaviani. Buonasera a tutti. Sindaco, allora, quando torna a casa la sera, la notte, preferisce rilassarsi con che cosa? Un libro, un film, ascoltare la musica? Ma in realtà con la rassegna stampa preferisco leggerla o a notte tarda o a mattina presto, in modo tale che così non si viene neppure troppo influenzati, perché se si leggono i giornali e i quotidiani prima che i fatti avvengano o prima che si siano verificati, bisognerebbe essere una sorta di ispiratori o ispirati da riti divinatori o taumaturgici. Invece in questo modo, una volta che si legge quello che è avvenuto durante il giorno e si porta avanti la proiezione su quello che può avvenire il giorno dopo e le rassegne stampa che voi giornalisti ormai diffondete tra 1 e le 2 del mattino si contano a iosa, tutto questo può essere utile anche per organizzarsi per il giorno dopo e per essere, potremmo dire, in forma quasi smagliante sotto il punto di vista anche delle notizie e soprattutto dell'attualità. Quindi paradossalmente mi rilasso continuando a lavorare fino a quando poi si arriva a toccare il letto con una mano e stanchi si comincia ad organizzare anche la giornata successiva pensando a quello che è avvenuto il giorno prima. Sindaco, non è quasi una forma con la quale lei cerca di superare se stesso? Perché quando abbiamo cominciato, più o meno l'età è la stessa, lei sicuramente li porta meglio, ma all'epoca si comprava il giornale la mattina e si leggeva la sera perché durante il giorno non si aveva tempo, quindi la sera lei avrebbe letto le notizie del giorno prima, comprate il mattino in edicola. Oggi invece è andato talmente avanti che prima di andare a dormire lei va a leggere quello che domani mattina sarà in edicola. È un modo con il quale Nicola Ottaviani cerca di essere sempre più avanti agli altri? Ma in realtà ciò che è utile leggere, soprattutto a tarda serata o alle prime ore del mattino, quindi dicevamo verso 1 e 2, non è tanto la notizia in sé, la notizia cruda e nuda, quindi hic et nunc, ma è il corsivo o l'editoriale. Ecco, quanti si concentrano ancora a leggere un corsivo o un editoriale e non magari la mera notizia come fatto storico, anche se poi sappiamo tutti che è molto difficile oggi come non mai distinguere quello che è il commento della notizia dalla diffusione della notizia cruda. Spesso però con tutto quello che riguarda poi i media e l'era digitale o lo short message c'è la possibilità soltanto di soffermarsi sulla porta della notizia senza andare oltre, senza entrare all'interno della stanza per avere una cognizio plena, quindi una cognizione piena di quello che effettivamente è avvenuto. E allora, sì, in questo, si rende conto che lei in questo modo è come se non si rilassasse mai, non staccasse mai. Lei lo ha detto prima, mi rilasso continuando a lavorare, come se avesse paura che qualcuno potesse raggiungerla. No, in realtà credo che tutto questo derivi anche da un'impostazione, forse un'impostazione anche materna da bambino, perché ricordo questo, che mia madre a 14 anni, donna che io naturalmente adoro non soltanto per avermi messo al mondo ma per avermi dato delle indicazioni importanti da seguire, a 14 anni quando iniziai il liceo, il quarto ginnasio, mi disse ma insomma adesso ti devi concentrare ulteriormente sullo studio e quindi lasciamo un po' da parte il tennis e lo sport. Detta una cosa del genere oggi,
comporterebbe sicuramente l'intervento dei servizi sociali, però 40 anni fa, anzi quasi 50 anni fa ormai, quel tipo di impostazione era l'impostazione di un'Italia che voleva formare necessariamente, doverosamente, i propri giovani, i propri ragazzi, gli studenti, anche probabilmente andando oltre quello che questi giovani potessero dare. L'impostazione... Ma suo padre cosa facevano in casa? Ma in realtà io vengo da una famiglia normalissima di impiegati, mia madre era... È stata fino al momento in cui è andata in pensione un'insegnante di educazione tecnica, e quindi quando si tornava a casa dopo lo studio c'era la seconda interrogazione, che era quella della madre, che cominciava con le proiezioni ortogonali e fino a pomeriggio tardi, anzi possiamo dire fino a serata tarda, portava avanti la seconda interrogazione, che era quella poi di complemento, non di completamento, di complemento, perché tutto quello che poi non avevamo ricevuto sostanzialmente dagli insegnanti, e non erano soltanto promozioni o parole positive, lo ricevevamo a casa, io e mio fratello, direttamente da mia madre. Papà, però era un'impostazione. E lui per una vita si è occupato di Poste, di sindacato, anzi anche dopo la pensione è stato sempre un fervido sostenitore di quelli che erano i diritti dei lavoratori. Certo, le Poste telecomunicazioni col corso del tempo, col corso degli anni, sono molto cambiate. Oggi parlare con un dipendente postale significa averci a che fare con un tuttologo, perché a loro viene chiesto spesso, e ce ne siamo occupati anche in alcuni processi anche di rilevanza nazionale, a loro viene chiesto non soltanto di fare i dipendenti allo sportello, ma anche di vendere prodotti assicurativi, finanziari, automobili. Quindi oggi il dipendente delle Poste e telecomunicazioni davvero è molto diverso dal dipendente di 40 anni fa o 50 anni fa. Da chi dei due ha ereditato il gene della politica? Ma a casa mia di politica si è sempre parlato, soprattutto da ragazzo, perché quello era il momento in cui, negli anni 70, l'Italia davvero portava avanti quello che era il confronto necessario con gli altri grandi paesi europei, e quindi c'era una volontà di crescere a 360 gradi. Soprattutto c'era l'orgoglio vero dell'italianità, che non passava soltanto per la vittoria ai mondiali in Spagna, che non passava soltanto per quelle manifestazioni di carattere anche sportivo come la Formula 1 con la Ferrari, ma solo la possibilità di appartenere a un G7, a un G8 e parlare dell'Italia, che quell'Italia che in qualche modo risultava anche battuta durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia alla quale venne abbonato quello che era l'indebitamento di guerra, e potersi sedere al tavolo dei grandi, ecco, quel tipo di sentimento la società civile lo trasmetteva anche a noi giovani, quindi eravamo fieri e orgogliosi pian piano di crescere all'interno di un contesto che era un contesto osservato, ecco, questo forse è il termine più giusto, a livello internazionale. Quindi sì, anche a un certo giovani, punto mamma dice: Nicola, mi raccomando, adesso devi studiare per bene, quindi basta tennis, basta la piscina, basta queste distrazioni. E forse un po' di tempo le era avanzato tra lo studio e l'interrogazione di complemento, perché a un certo punto lei si infila dentro una sezione di partito, quella della Democrazia Cristiana. Sì, in effetti cercai di seguire alla lettera quelle che erano le indicazioni materne, perché smisi quello che era lo sport, e quindi dovetti cessarlo per un po' di tempo per poi rinviarlo a qualche decennio più avanti in modo molto amatoriale, dilettantistico, per non dire quasi da frana, tanto per essere chiari. E però, dato che quell'indicazione non era un'indicazione che escludeva la possibilità di portare avanti volontariato o associazionismo, iniziai, non soltanto io ma all'epoca anche mio fratello e tanti nostri coetanei, iniziamo a frequentare le sezioni del movimento giovanile della Democrazia Cristiana. Ecco, che cosa ci trovavate nelle sezioni del movimento giovanile? Perché insomma c'è chi racconta, io andavo nella sezione, decisi di andare nelle sezioni del PC perché c'era il tavolo da ping pong, altri dicevano no, io andavo nel movimento giovanile della DC perché lì c'era la televisione. Nicola Ottaviani perché ci andava? Perché
c'erano maestri di vita che, venendo fuori da un'Italia che aveva l'obbligo della ricostruzione, che soprattutto aveva l'obbligo di una proiezione, di dare una speranza, di dare un futuro a quei giovani, a quei ragazzi, ecco, c'erano dei maestri di vita che non erano soltanto docenti, erano insegnanti nel senso etico e morale più importante dell'accezione. Quale maestro hai incontrato in quelle sezioni della DC a Frosinone? Per esempio, abbiamo incontrato tanti ex sindaci della città di Frosinone, sindaci come l'amico Dante Spaziani, che sacrificò la sua azienda, è bene ricordarlo, per non fare soltanto politica, ma per portare avanti ad esempio la stessa squadra di calcio. Ricordo quando tanti chiedevano a Dante: ma perché lo fai? Perché spendi soldi appresso alla squadra di calcio e perché rischi addirittura di chiudere l'azienda trascurando quelli che possono essere poi degli interessi di carattere personale? E Dante diceva: perché io mi sento di essere ciociaro fino all'osso. Ecco, questo è un altro elemento che abbiamo sviluppato nel corso degli anni, che abbiamo definito come la ciociarità. Che cos'è la ciociarità? È qualcosa di diverso dal territorio, è un modo di essere, un modo di sentire, un modo di portare avanti quello che è l'orgoglio e l'identità di un territorio, ci mancherebbe altro, che non è secondo a nessuno. Un territorio che, bene ricordarlo, trae le sue origini dai Volsci, quindi trae le sue origini da un popolo che riuscì a dare scacco matto a Roma. Non andiamo così lontani, sindaco, perché lei di fatto a un certo punto in questo movimento giovanile della DC comincia a prendersi forse un po' troppo sul serio, perché tra filetto fine anni 80, inizio anni 90, sul tempo Nicola Ottaviani, segretario del movimento giovanile della DC di Frosinone, un sottosegretario di Stato agli esteri, e all'epoca gli esteri erano una cosa seria, come Vitalone, prende l'aereo da Mosca a terra a Ciampino, e da Ciampino si fa accompagnare in macchina a Frosinone per confrontarsi con Nicola Ottaviani. Cioè, che cosa aveva realtà combinato? Non è proprio così, c'è una piccola variante in tutto questo che è rappresentata da quella giornata. Fu una giornata storica importante del comitato provinciale del partito della Democrazia Cristiana, e a quel comitato provinciale prendeva parte anche il delegato giovanile, quindi non c'ero soltanto io, ma c'erano 20 o 30 persone che provenivano da estrazioni diverse sotto il punto di vista sociale, economico, anche culturale. Ma lì, come ricordava lei prima, che cosa avvenne? Un sottosegretario di Stato agli esteri, quando Giulio Andreotti era presidente del Consiglio, quindi di fatto era il plenipotenziario di tutta la politica estera del paese, prese il Falcon, prese l'aereo di Stato per arrivare a Frosinone in serata, perché doveva confrontarsi con quelli che erano gli stakeholder che a livello provinciale rappresentavano il territorio, rappresentavano le istanze, le esigenze, le problematiche di un territorio. Questo significa che in quel momento storico, stiamo parlando quindi degli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, la politica doveva mediare, e soprattutto il politico doveva essere in grado di interpretare da una parte quelle che erano le grandi tematiche internazionali e dall'altra quelle che erano le problematiche che riguardavano l'ultimo dei commensali seduti in un determinato tavolo, dove venivano però rappresentate le problematiche non solo della Fiat di Cassino, ma dell'ultimo dei subfornitori della Fiat di Cassino, che magari aveva la piccola azienda ad Arce o a Ceccano o nella periferia di Frosinone. Quanti anni aveva all'epoca Nicola Ottaviani? Beh, stiamo parlando di 16-17 anni. Uno che a 16-17 anni si confronta col sottosegretario agli esteri che risponde al nome di Claudio Vitalone, quando è arrivato a 50 anni deve confrontarsi in una direzione provinciale della Lega, ha un certo scoramento. Beh, la prendiamo naturalmente come una punzecchiata, insomma, no, una provocazione, all'altezza del direttore, ci mancherebbe altro. Io credo che la Lega si sia strutturata e si stia strutturando ulteriormente, perché oggi quello che rappresenta il primo partito, adesso forse il primo, il secondo, poco interessa, ma
un traino importante per una coalizione di centrodestra che vuole, che pretende di guidare il paese da qui a un anno e mezzo, e quindi soprattutto dare impulso a quello che è un paese che continuerà a sedere per parecchio al G7, al G8, è un partito come la Lega abbia bisogno di continuare a dialogare, ad ascoltare quelli che sono i vecchi stakeholder che c'erano negli anni 80 e che ci sono tuttora. Del resto, se portiamo avanti questa riflessione e ci muoviamo con i piedi per terra, senza essere troppo eterei, e noi non possiamo far altro che notare che le zone che ancora dovrebbero essere o dovrebbero costituire il traino economico del paese, quindi stiamo parlando della Lombardia, del Veneto, della parte alta del settentrione, e quelle zone in realtà in quel periodo, negli anni 80, votavano Democrazia Cristiana. Ora le famiglie, i giovani, gli anziani che poi hanno deciso col maggioritario di svoltare o di prendere quella che è la strada del centrodestra, che continuano a vivere lì in quelle zone, hanno oggi indossato quelli che sono i panni, i paramenti del centrodestra. Quindi non stiamo parlando di situazioni avulse dal reale, di situazioni del tutto scollegate e sconnesse rispetto a quella che è stata l'evoluzione dei partiti e dei territori nel corso di questi anni. Un democristiano che ci fa nella Lega? Non mi dica che adesso la Lega è di centro, perché lei ha teorizzato dall'inizio una Lega centrista, e poi mi riesce pure a portare Salvini a parlare col vescovo Spreafico, che è accasermato a Frosinone, mettiamola così, ma ricordiamo a tutti che è l'uomo della Chiesa italiana che costruisce i ponti con le altre religioni di tutto quanto il mondo, quindi con i migranti, con il mondo dell'Islam, e le riesce a portare Salvini pure di là. Cioè, sta cercando di dirmi che vuole una Lega centrista. Ma in realtà, quando abbiamo avuto questo incontro, confronto anche piacevole, che è durato per più di un'ora all'interno della Curia Vescovile, sia Sua Eccellenza Spreafico da una parte che Matteo Salvini dall'altra, hanno scoperto di avere queste origini importanti brianzole dietro l'angolo e non alle spalle, che hanno tra l'altro sottolineato e rivendicato. Quindi avevano più cose che li univano rispetto a quelle che li dividevano, al di là adesso di quelli che possono essere i fatti episodici. Io credo fermamente che oggi non solo la Lega ma tutto il centrodestra possano giocarsi una partita importante, che è quella comunque di un progetto unitario. Da qui a due anni, un anno e mezzo, se non si dovesse andare a votare prima, perché tutto passa per le decisioni che prenderà Draghi a febbraio, è lui che dà le carte, è lui e soltanto lui che potrà decidere se continuare con l'esperienza della Presidenza del Consiglio dei Ministri o trasferirsi al Quirinale. E quindi o dopo la prossima primavera o dopo quella successiva ci sarà la necessità di portare avanti una nuova ingegneria sociale di questo paese. Il centrodestra mi sembra che questa proposta l'abbia ben chiara. All'interno di quella che dovrebbe essere poi la coalizione antagonista, la coalizione che va dal 5 Stelle per finire all'EU passando per il PD, mi sembra che ancora oggi le idee siano molto molto diverse. Guardiamo quello che è successo su Roma, alle elezioni comunali di Roma, dove si presentavano con schieramenti assolutamente antitetici, poi tra il primo e il secondo turno ci hanno fatto credere che si potesse portare avanti una convergenza su come amministrare quella che era la prima città del nostro paese e della nostra penisola. Ma è vero che il gioco che lei preferisce è quello dell'asso piglia tutto, perché le contestano in questa amministrazione comunale, questa e quella precedente, per 10 anni le carte le ha date soltanto lui. Nessuno ha potuto dirgli niente, perché poi le cose in realtà le faceva. Nel confronto che adesso sta provando ad accendere Fratelli d'Italia, zero, e immediatamente, insomma, tutto il mazzo se l'è preso Nicola Ottaviani, dimostrando che è sempre lui poi a dare le carte anche in casa d'altri. Ma in realtà sono carte diverse. Ecco, io non amo lasciare le carte per terra, anzi, quando c'è una carta per terra anche al mio studio, non è che chiedo alla segretaria di raccogliere la carta, la prendo io direttamente. Poi magari a fine mese si attiva pure una riflessione sul perché magari l'ha dovuta raccogliere il titolare dello studio e non qualcun altro, però quella carta per terra non ci può stare.
perché se sta quella carta per terra è probabile che qualcuno ci finisca sopra e si faccia anche male. Quindi se c'è qualcosa che detesto è dare la responsabilità agli altri e dire no, ma questa è materia di competenza dell'altro, oppure questo non mi compete. Ecco, questo modo un po' antico di concepire quelle che sono le istituzioni o soprattutto quello che è il centro di imputazione non solo degli interessi ma della rappresentanza, questo sicuramente non mi appartiene. Magari si può dire che in qualche caso Nicola Ottaviani si è sobbarcato di compiti e di anche responsabilità che non erano le sue, ci mancherebbe altro, ma non si sarebbe riusciti ad ottenere nulla. Io ricordo ad esempio soltanto quella che è stata la vicenda relativa all'acquisto del Teatro Comunale Nestor. Sì, lì abbiamo fatto un'operazione all'epoca che era un'operazione azzardata sotto il punto di vista delle responsabilità, ci mancherebbe altro, perché che cosa è avvenuto? C'era l'asta immobiliare, il Teatro Nestor, uno dei teatri storici del Lazio, andava all'asta e rischiava di essere comprato da gente che non era neppure del territorio e trasformato quel teatro in un supermercato. Non c'era tempo per convocare il Consiglio Comunale, perché in realtà la normativa, il testo unico sugli enti locali, su questa parte è molto chiara, dice che l'atto è di Consiglio Comunale, l'acquisto di un bene immobile. Ma se avessimo fatto passare del tempo, non solo non avremmo preso parte all'asta, ma se avessimo votato quella pratica direttamente come Consiglio Comunale, ad orbe terrarum, quindi tutti avrebbero saputo che il Comune rispondeva all'asta e il prezzo sarebbe schizzato alle stelle. Che cosa abbiamo fatto? Allora abbiamo portato avanti una delibera di giunta da ratificare successivamente in Consiglio Comunale. Quindi abbiamo fatto l'acquisto con una delibera di giunta. Se il Consiglio Comunale non avesse ratificato quella delibera, io mi sarei trovato ad essere acquirente in via diretta e personale, essendo costretto anche a staccare gli assegni per l'acquisto di un teatro. Ricordo che quella sera tornai a casa e dissi ai miei figli: guardate, vostro padre non è detto che vi lasci qualche cosa in futuro. Certo, nella peggiore delle ipotesi vi lascia un teatro. Senta, ma è vero che per 3 anni ha studiato il russo? Sì, quella è stata una bella esperienza, ai tempi dell'università. Perché tempi... il russo? Il russo fa parte sempre di quella volontà di varcare le colonne di Ercole, e quindi di uscire fuori in mare aperto e vedersela anche da soli, se la metafora può essere stringente. Stiamo parlando di un periodo antecedente al 1989, quando la Russia non era la Russia, era l'Unione Sovietica, era l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e per uno come me, che veniva dall'Occidente, che veniva tra l'altro da un partito cattolico e democratico, la Russia rappresentava una sorta di avversario. Però volevo vederci chiaro e quindi mi misi in testa di leggermi da solo la Pravda, perché volevo non interpretare il mondo russo tramite gli occhi dell'Occidente, ma volevo leggerla direttamente. Allora, grazie al centro del professor Carpitella in via Quintino Sella a Roma, quindi la sera, uscendo dall'università alle 19, per 3 volte alla settimana, fino alle 21, alle 21:30, andavamo, non solo io ma anche altri colleghi, a seguire questi corsi di lingua e cultura russa fino ad arrivare a leggere decentemente la Pravda e a capire noi direttamente che cosa avveniva oltre cortina. Era un desiderio di conoscenza, era uno stimolo anche importante a crescere. Beh, possiamo dire che col corso del tempo è servito. Ricordo che all'interno di quel centro, proprio perché c'era il muro di Berlino, le telecamere erano presenti addirittura all'ingresso della stanza da bagno, perché si doveva sapere chi entrava e chi usciva. Però venire dalla provincia di Frosinone a 19 anni, portare avanti esperienze di quel tipo fino a 21 anni, abbeverarsi a tutto quello che Roma poteva offrire sotto il punto di vista della cultura, sotto il punto di vista anche del trasferimento di esperienze, credo che alla lunga possa essere servito, e soprattutto è stata una grande soddisfazione in termini di crescita. Sindaco, perché quel mondo era un mondo che non ci apparteneva. Chi era Ireneo Ottaviani? Beh, entriamo su profili personali, insomma, di una certa rilevanza. Insomma, è stato uno stimolo enorme perché alla crescita. Di fatto c'è una fondazione dedicata a questo nome e in qualche modo ha ispirato Nicola Ottaviani a fare molte iniziative
di solidarietà. Solidiamo nasce anche per darsi agli altri. Allora ricordiamo questa associazione a chi è dedicata. Ma io credo che dai grandi dolori poi nascano o possano nascere delle buone opportunità per chi vive in un territorio, per chi non si conosce anche. Purtroppo a 23 anni, 9 mesi e 15 giorni, dico sempre a me stesso, venne meno mio fratello a seguito di una patologia che oggi non è curabile, ma è sicuramente altamente aggredibile. Nasce patologie ematologiche, sì. A seguito di quella perdita per una leucemia molto molto seria, che all'inizio sembrava potesse essere sconfitta, ma purtroppo così non fu. La settimana dopo, quindi ad appena 7 giorni, venni ricevuto da Mandelli, che insomma fino a qualche anno fa, fino a quando è venuto meno, è stato davvero il luminare in Italia sulla materia dell'ematologia, sulla materia delle leucemie, e dissi: professore, ma noi vorremmo metterci comunque a disposizione, vorremmo fare qualche cosa perché in qualche modo una vita che viene spezzata, una vita che viene meno, possa lasciare un segno all'interno della società e possa essere utile alle vite degli altri. Il professore disse: ma a Frosinone non c'è un centro di ematologia, a Frosinone siete stati costretti per tanti anni a venire da me, ad alzarvi alle 5 del mattino per arrivare alle 6:30 del mattino al centro di via Benevento, il centro di ematologia, per una mera trasfusione. Calcoli, direttore, che quindi stiamo parlando di 30 anni fa, erano costretti i cittadini di tutta la provincia di Frosinone, 500.000 di persone, se avesse avuto problemi ematologici, doveva spostarsi con la transumanza del dolore, così noi la definivamo, al mattino presto, aspettare lì fuori il turno per fare una mera sacca di sangue o per fare una sacca di chemioterapia. Grande dolore, che cosa ha portato a Frosinone? Perché nasce poi un reparto. A quel punto il professor Mandelli dice: guardate, se riuscite a creare qualche cosa di valido in città e quindi in collaborazione con l'ospedale, io posso mandare da voi la professoressa Luciana Annino. Luciana Annino era la numero 2 di ematologia e quindi del centro di via Benevento, e pensavamo quasi che fosse una sorta di iniezione di fiducia e che poi rimanesse lì, e invece Mandelli, il professor Mandelli, mantenne la parola, e appena iniziamo con l'associazione che poi ha portato il suo nome, riuscimmo a mettere insieme una serie di volontari, con i quali volontari ancora oggi, dopo 30 anni, viene finanziata una parte dell'ematologia. Ma soprattutto la cosa più importante è che dopo un anno e mezzo da quel momento, si aprì la prima cellula, per utilizzare una metafora, della ematologia in provincia di Frosinone, con Luciana Annino, con la professoressa Annino, che iniziò con le chemioterapie. Per noi fu quello un momento di rinascita importante, che ancora oggi si cerca di portare avanti con tanti suoi amici, con tanti anche compagni di scuola dell'epoca, perché oggi l'ematologia, non solo grazie a questi volontari, ma devo dire grazie ad una serie di professionisti meravigliosi che continuano a lavorare e che hanno lavorato anche durante il periodo del Covid all'ospedale di Frosinone e nelle altre sedi periferiche della nostra provincia, l'ematologia è divenuta un centro di eccellenza. Siamo ad un passo dall'effettuare, pensi direttore, i trapianti. A Frosinone, 15 secondi, come pensa che la ricorderanno fra 20 anni? Uno che si è rimboccato le maniche per il proprio territorio, ma lo ha fatto non per il territorio degli altri, per il territorio nel quale vive. Ecco, quello che sicuramente entusiasma me e tanti che come me ancora si rimboccano le maniche
è il leitmotiv dei ragazzi nelle scuole, quello che noi cerchiamo di portare avanti quotidianamente nelle scuole e nelle università, quando con loro si condivide questo principio: portare avanti il bene pubblico non è portare avanti semplicemente il bene degli altri, ma quel bene pubblico pro quota parte a livello infinitesimale appartiene anche a noi. Quindi, se miglioriamo il territorio nel quale viviamo, in realtà non lo facciamo soltanto per gli altri, ma indirettamente lo facciamo anche per noi. Grazie e buon lavoro a Nicola Ottaviani. Ricordatevi, bevete poco, non vi mettete alla guida.